Dopo quanto abbiamo appena ascoltato, il ritorno in Lombardia di Carlo Fontana potrebbe dunque assumere un valore opposto se lo considerassimo alternativamente o privo di ripercussioni significative, oppure una svolta per la ricezione del linguaggio e delle sperimentazioni romane più aggiornate. In questa seconda ipotesi, oggi suggerita, appena suggerita dalla documentata ampiezza dei contatti e dei luoghi visitati dall'architetto ticinese, ci sarebbe ancora da chiedersi se si sia trattato di una delle tante cesure cui fu sottoposta la tradizione lombarda autoctona, già scalfita dai soggiorni a Roma di architetti milanesi, oppure solamente di una momentanea infatuazione senza esiti di lunga durata. A Milano, la ricerca di un rinnovamento, attingendo culture diverse, del resto si ripropone periodicamente come un tentativo di reazione ad ogni assopirsi della cultura architettonica, soprattutto quando la committenza, come in questo caso, ha occasioni di contatti diretti con Roma, per lo più favoriti dalle carriere nelle gerarchie ecclesiastiche. L'arrivo o ritorno dell'architetto ticinese non costituisce dunque in sé un'eccezione, e l'intento di questo breve intervento è quello di riproporvi una piccola puntualizzazione sugli apporti o meno di Carlo Fontana per il cantiere del Duomo di Milano. Sappiamo che durante questo soggiorno di poco più di 4 mesi, come abbiamo ascoltato, oltre ad una serie di interventi per diversi committenti, non tutti andati a buon fine, 3 capitoli di cattedrali, tra i più importanti cantieri lombardi, offrirono a Fontana un incarico per la conclusione di parti da molti anni rimaste irrisolte e dibattute. Tra questi, in ordine di tempo, il primo cantiere nel quale Fontana è impegnato è quello del Duomo di Como. Le tavole del suo progetto recano infatti la data del 16 agosto. Il cantiere del Duomo Bergamasco sembra invece rivelarsi quello più intraprendente nell'avanzare la richiesta di una consulenza al cavaliere architetto. Se già, come abbiamo già sentito, il 3 settembre il tesoriere aveva a disposizione la cifra per l'acconto da inviargli. Mentre poco documentato è l'incarico per il progetto della facciata del Duomo di Milano, questione apparentemente risolta nei decenni precedenti e che proprio in quegli stessi anni stava celebrando un secolo di dibattiti, durante il quale si erano alternati progetti alla romana e progetti alla gotica, financo Gotto Romani, come giudicava in maniera entusiastica Lucio Binago nel 1681 a proposito del progetto di Francesco Castelli. I contatti con la cattedrale milanese possono ad oggi essere riassunti in 4 episodi principali. Una planimetria del Duomo conservata a Windsor tra le sue carte e datata 1686, la richiesta di un progetto per la facciata deliberata dal capitolo della fabbrica del Duomo all'inizio del settembre 1688, una lunga relazione conservata sempre a Windsor sulle vicende storiche del Duomo e della sua facciata datata 1691, e infine il disegno oggi conservato a Madrid tra i disegni preparatori del suo volume. Procedendo in ordine cronologico, il primo documento inerente quanto stiamo affrontando è la planimetria del Duomo firmata da Giovanni Battista Quadrio, datata 21 dicembre 1686 e conservata tra le carte di Carlo Fontana nelle collezioni reali. Giovanni Battista Quadrio è nominato architetto della fabbrica proprio nello stesso anno, il 3 agosto, superando molti altri concorrenti e succedendo ad Andrea Biffi, che a sua volta era subentrato a suo padre Gerolamo Quadro, quindi secondo una prassi abbastanza consolidata all'interno della fabbrica del Duomo. La planimetria del Duomo non presenta particolarità e va considerata come un rilievo dello stato di fatto aggiornato nelle parti riviste dalle delibere capitolari, facciate e transetto. È correttamente riportato il profilo della facciata secondo il progetto approvato di Carlo Buzzi nel 1653, le cappelle della Madonna dell'Albero e di San Giovanni Bono nel transetto e la posizione della precedente facciata di Santa Maria Maggiore, la cui demolizione era stata decisa poco prima, ma non si era ancora conclusa. Mentre ricordo che la ricostruzione della cappella di San Giovanni Bono, quella sulla destra, verso meridione, aveva preso avvio nel 1684, quando il capitolo aveva deciso di adeguare la testata del transetto meridionale a quello corrispondente dedicato alla Madonna, dove oggi insiste appunto l'altare della Madonna dell'Albero. Il disegno
il disegno appartiene alla raccolta composta da 13 volumi di disegni di Carlo Fontana, acquistati per Giorgio III dalla famiglia Albani, tra cui alcuni materiali raccolti da Fontana per la pubblicazione del volume Il Tempio Vaticano, da mettere in relazione con quelli conservati nella Biblioteca Reale di Madrid e riguardanti disegni, incisioni e scritti che trattano di altri importanti edifici. Tuttavia, appare difficile riconoscere nel disegno di Windsor la base del disegno preparatorio della Biblioteca di Madrid, quest'ultimo invece, come vedremo, disegnato a partire dall'incisione del Trattato di Cesare Cesariano del 1521. Annessa al piccolo disegno di Quadrio, ricordo poco meno di una 4, già reso noto nel convegno dedicato al Duomo di Milano del 1968, è conservata una leggenda che chiarisce le misure in palmi romani e le ragioni del rilievo da parte del suo autore. Dal signor Federico Bianchi mi viene ricercato per parte di vostra signoria la misura della grandezza dell'insigne tempio metropolitano di questa città, per quale l'invio il di contro segnato schicetto di pianta che è giusto il ripartimento di tal tempio con la sua scaletta in giusta misura per prendere le misure che vostra signoria vuole. Secondo quanto scrive Quadrio, il disegno descritto come schicetto gli sarebbe stato commissionato da Federico Bianchi, un pittore milanese, autore di cicli decorativi in diversi cantieri, tra cui ricordo soprattutto Sant'Alessandro e San Marco. Non abbiamo documenti o notizie circa i possibili rapporti tra Bianchi e Fontana, se non fantasticare sulla strana coincidenza che vede il pittore figurare come uno dei fondatori e secondo direttore della neonata Accademia di San Luca dei signori pittori, scultori ed architetti di Milano, la cui prima riunione si tenne proprio nel 1688, anno di arrivo di Carlo Fontana in Lombardia. Difatti, la breve durata dell'Accademia istituita da Federico Borromeo, la volontà di raccogliere gli architetti forestieri impossibilitati a svolgere la loro professione perché privi del requisito dei natali e ancora il desiderio di emulare l'Accademia Romana di San Luca, portarono nel 1688 un gruppo di pittori, scultori e architetti alla fondazione di una congregazione che nel 1696 fu eretta in Accademia e disciplinata in tre distinte sezioni. Sempre nello stesso volume delle carte Fontana a Windsor, si trovano, alla pagina successiva al disegno appena discusso, un'incisione d'acquaforte della stessa pianta, con scritta a penna in chiostro nero, e prima di questi un lungo manoscritto di circa 20 pagine, relativo alla descrizione e la storia delle vicende del cantiere, dalla sua fondazione sino alla demolizione della vecchia facciata di Santa Maria Maggiore, e intitolato «Del famoso Duomo di Milano». Questa relazione, datata 1691, compilata su dati archivistici, dedica un'importante parte proprio alle vicende della facciata, contestando sia le soluzioni della corrente romana, rappresentata da Tibaldi, Mangoni e Richino, che aveva portato alla realizzazione dei cinque ingressi, sia di quella gotica, che aveva favorito l'adozione del progetto di Buzzi. Come ho appena anticipato, un secondo disegno lega il Duomo di Milano all'edizione del Tempio Vaticano ed è conservato tra le carte preparatorie oggi alla Biblioteca Reale di Madrid. Sappiamo che Carlo Fontana aveva previsto di inserire nell'ultimo libro alcuni edifici confrontabili con San Pietro, come il Duomo di Milano, Santa Giustina di Padova, la vecchia Cattedrale di San Paolo a Londra, Santa Maria del Fiore a Firenze, il Pantheon e forse appunto il Duomo di Como. La planimetria di Madrid è riferibile ad uno stato di fatto, idealmente completato in tutte le sue parti. In particolare, al 1691 risultavano ancora non concluse la cappella di San Giovanni Bono, la copertura delle campate prossime alla facciata e la facciata stessa. A differenza del foglio di Windsor, non sono riportati l'altare maggiore e la balustrata del coro, e possiamo notare che in corrispondenza dei due transetti e dei pilastri della facciata si trovano dei fogli incollati, così da correggere in un secondo momento quanto precedentemente disegnato. Probabilmente la pianta fu redatta da Fontana, unendo le indicazioni contenute nel disegno elaborato da Quadro nel 1686 con quanto rappresentato da Cesare Cesariano in una delle incisioni del trattato del 1621 e del 1521, vista l'identica scala di braccia 100
e come si evince anche dal sistema delle coperture, nel quale appunto è riportato il Tiburio di forma quadrata, appunto di bramantiana memoria, e dal fatto che appunto le due cappelle e la facciata presentano un ductus diverso. Meno documentata rispetto alle precedenti è invece la seconda occasione di interesse di Fontana per il Duomo di Milano. Il 30 agosto 1688, istituendo un precedente alle altre due chiamate per l'identico motivo di Salvi e Vanvitelli, architetti papali, fu richiesto al cavaliere Carlo Fontana di passaggio a Milano un nuovo progetto per la facciata del Duomo. Ricordo che in seguito alla proposta di una facciata alla romana di Pellegrino Tibaldi, Francesco Maria Richino e Fabio Mangone, all'inizio e alla metà del secolo si erano scatenati duri scontri sul principio di coerenza formale con la rimanente parte del Duomo. E si era arrivati, dopo le proposte di Buzzi di Francesco Castelli, ad avviare la costruzione secondo il progetto di Buzzi, approvato ufficialmente dal capitolo della fabbrica nell'aprile del 1653 e del quale era stato approntato un modello ligneo da montare sul grande modello ancora oggi conservato. Ma nonostante la delibera presa e grazie alla lentezza dei lavori, non si interruppe mai la richiesta di disegni e di proposte. Infatti, la mancanza di fondi da impiegare nei nuovi lavori obbligò la fabbrica a sospendere nel 1679 tutte le opere in corso e solo nel 1683 a riprenderle, con la demolizione della facciata quattrocentesca e la chiusura con opere murarie del nuovo prospetto, così da contraffortare le volte della prima campata. Quando Fontana visita Milano nell'estate del 1688, possiamo dunque ipotizzare che la facciata sia poco più di quanto rappresentato in questa incisione dei funerali del cardinale Cesare Monti, avvenuti nel 1650, e un po' meno della nota incisione di Marcantonio del Re del corteo funebre della regina di Savoia del 1735. Carlo Fontana arriva dunque in un momento di rinnovato interesse e di attività, confermato, come abbiamo già ricordato, anche dalla realizzazione della cappella del transetto meridionale, il cui contratto, poi, effettivo dei lavori, parte proprio nel gennaio del 1689. La decisione del 30 agosto 1688 da parte dei provinciali di Cassina e la conferma nei giorni successivi da parte del capitolo della fabbrica sono tuttavia gli unici due documenti che ci attestano la presunta commissione Fontana di un disegno per la facciata. Purtroppo il contenuto è scarso, anche di notizie e di appigli, per comprendere meglio l'intervento di Fontana, che ad oggi non sembra avere avuto nessuno sviluppo successivo. Nel breve testo si legge che i provinciali della Cassina, cioè i membri di una struttura organizzativa al quale competevano i lavori di cantiere, suggeriscono ai deputati del capitolo di richiedere un disegno della facciata al celebre architetto Fontana, approfittando del fatto che si trova in città a servizio di Carlo Orlando Visconti, arciprete del Duomo e conservatore presso la Biblioteca Ambrosiana. Inoltre, gli stessi provinciali suggeriscono di valutare e quindi deliberare se sia bene o meno consegnare a Fontana i disegni della facciata eseguiti da altri architetti. Non abbiamo purtroppo nessuna prova che l'accenno a Monsignore, da leggersi proprio come l'arciprete del Duomo, sia invece da riferirsi all'arcivescovo di Milano, il cardinale Federico Visconti, che contemporaneamente stava avviando importanti lavori nel palazzo arcivescovile, a fianco appunto del Duomo, e nella villa di Groppello, che è la residenza ex urbana dei cardinali dei arcivescovi milanesi. La successiva delibera del capitolo, del 2 settembre, di fatto approva le indicazioni dei provinciali, decretando che si possa godere della congiuntura di sì qualificato virtuoso con ordinarli che facci detto disegno, delegando due del capitolo a quali sarà l'incombenza di consegnarli o no i disegni che già si ritrovano fatti sopra detta facciata. Nessun pagamento o registrazioni successive fanno però seguito alla delibera. Non conosciamo i motivi del mancato impegno di Fontana per questo incarico, ma li possiamo supporre. Come era accaduto per Bernini
che aveva ipotizzato una nuova cupola in luogo del Tiburio, secondo quanto ci racconta Cosatti, e come poi accadrà per Juvar e Vanvitelli per i loro progetti, il cantiere del Duomo si dimostra fortemente resiliente. Sembra sempre sul punto di derogare i propri principi davanti alle novità, per poi assorbirle sino ad anestetizzarle. A 25 anni dall'approvazione del progetto definitivo, che a sua volta aveva ribaltato la rivoluzionaria decisione presa dal cardinale Federico Borromeo nel 1609, memore dei desideri del cugino, possiamo affermare che la chiesa fontana di un nuovo progetto sia soprattutto frutto del caso, più che di una strategia. E non è documentato un suo successivo interessamento per questo cantiere. Piuttosto attesta il continuo stato di indecisione circa la sua soluzione, fomentato da una fazione che cerca di opporsi al principio di coerenza formale. Fazione avversa che sarà tacitata in maniera definitiva dalla decisione di Napoleone. L'interesse di Fontana per il Duomo appare invece finalizzato soprattutto alla redazione del volume, all'interno del quale il Duomo, tra le chiese più esteso in superficie, doveva perlomeno comparire tra i possibili casi esemplari di edifici della cristianità. Grazie. Grazie anche per questa relazione. Anch'io sono assolutamente convinta che era l'idea di fare un volume, cioè a Fontana interessava poter fare un libro, quindi a questo punto... Sì, quindi devo dire che non... Come appunto diceva prima l'intervento precedente, non è tanto la ricerca di un architetto romano. No, assolutamente no. Però dobbiamo dire che c'è anche quest'altro fatto, che tutto sommato i cantieri in cui viene interpellato, in cui viene coinvolto Fontana, sono poi quelli che in parte verranno realizzati da Juvar. E quindi c'è un passaggio di testimone, Juvar stesso aveva questo disegno per la facciata del Duomo e forse c'è un altro legame con Fontana, perché un modello di altare alla Fontana sarà quello Caravaggio. Che Juvar fa per Caravaggio. Sì. E quindi c'è questa immissione, magari di seconda mano, di motivi di Fontana attraverso l'interpretazione del straordinario genio di Filippo Juvar. E quindi, insomma, la Lombardia ripaga un po' questa assenza di relazioni produttive, diciamo, con Fontana. Va bene. Allora, grazie anche a Francesco Ripisti. Vorrei proseguire a questo punto passando da una parte all'altra dell'Italia, quindi passando da nord a sud, e invito quindi Maria Gabriella Pezzone, della Seconda Università di Napoli, a farci una relazione su Carlo Fontana a Napoli.